Dona il sangue, la prima volta e per sempre. Prego, prego, venite. Come sapete, vi ho convocati per presentarvi la nostra arma segreta, il nuovissimo Peugeot Expert, equipaggiato con motore Blue HD Euro 6 da 180 cavalli e con spazio ultramodulabile, fino a un volume di 6,6 metri cubi. E ha anche un accesso segreto. Adesso tocca a voi. Nuovo Peugeot Expert, pronto per ogni impresa. Lo studio di radiologia Braconi a Terni presenta la risonanza magnetica aperta di ultima generazione. Volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue, la prima volta e per sempre. Prego, venite. Come sapete, vi ho convocati per presentarvi la nostra arma segreta, il nuovissimo Peugeot Expert, equipaggiato con motore Blue HD Euro 6 da 180 cavalli e con spazio ultramodulabile, fino a un volume di 6,6 metri cubi. E ha anche un accesso segreto. Adesso tocca a voi. Nuovo Peugeot Expert, pronto per ogni impresa. Peugeot. Lo studio di radiologia Braconi a Terni presenta la risonanza magnetica aperta di ultima generazione, la prima nel centro Italia. Studio Braconi è l'innovazione della radiologia, esami TAC, mammografia, radiologia tradizionale e perlascopia, ecografia 4D, senza tempi di attesa e con il più basso dosaggio di radiazioni. Studio di radiologia Braconi a Terni in via Pacinotti 8.
Glamour. Runway. Style. Fame. She likes fashion. La prima volta. Ogni volta è la prima volta. La prima volta che apri gli occhi e riconosci tua madre. La prima volta che vinci. La prima volta che piangi. La prima volta che ami. La prima volta che doni. Dona il sangue, la prima volta e per sempre. Prego, prego, venite. Come sapete, vi ho convocati per presentarvi la nostra arma segreta, il nuovissimo Peugeot Expert, equipaggiato con motore blu HD Euro 6 da 180 cavalli e con spazio ultramodulabile, fino a un volume di 6,6 metri cubi. E ha anche un accesso segreto. Adesso tocca a voi. Nuovo Peugeot Expert, pronto per ogni impresa. Peugeot. Lo studio di radiologia Braconi a Terni presenta la risonanza magnetica aperta di ultima generazione, la prima nel centro Italia. Studio Braconi è l'innovazione della radiologia, esami TAC, mammografia, radiologia tradizionale e perlascopia, ecografia 4D, senza tempi di attesa e con il più basso dosaggio di radiazioni. Studio di radiologia Braconi a Terni in via Pacinotti 8. Si è allenato, quindi è a disposizione. In generale una settimana migliore dopo il 4-1 all'Avellino, più distesa forse la migliore da quando è arrivato a Terni? Ma psicologicamente sicuramente per i ragazzi è una settimana dove lavori con un po' più di entusiasmo, però non è che cambia tantissimo l'attenzione, la concentrazione e la volontà, se no insomma non capiamo in pieno dove ci troviamo e come stiamo. È normale che lavorare con una vittoria è sempre meglio che con una sconfitta, fermo restando che non siamo ancora in fondo e quindi, ti ripeto, l'attenzione deve essere massimale. La situazione di Noia, sappiamo che anche oggi deve fare un ulteriore accertamento. Sì, sta facendo un accertamento, però parte con noi, quindi siamo positivi sull'esito, quindi ci raggiunge poi al treno e parte convocato. Quindi per chiudere questo discorso sull'infermiera, no, per chiudermi corretto, per completarlo, gli disponibili sono La Fresca, Dacola e Durancic, Masi, Di Livio e della. Abbiamo fatto con lui un programma di riatletizzazione questi giorni, si aggregherà alla fine di queste due trasferte. Della Giovanna ha un problema alla caviglia, non, dagli esami strumentali non ci sono grandissime cose, però la caviglia è particolare, sente dolore e quindi sta ancora effettuando delle cure e quindi è indisponibile. Ma
Quindi riepilogando, lei mi sembra che sia piuttosto ottimista senza nonna, e Di Noio ha avuto il tentativo da sciogliere. Sì, perché la nonna fa tutto l'allenamento, quindi è a disposizione, mentre Di Noia vediamo l'esito di quest'ultimo controllo e poi valuteremo tra stasera e domani mattina. Mister, contro l'Avellino è venuta la prestazione indiscutibilmente migliore della stagione per la Terna, non solo quando è arrivato, insomma, rispetto a tutto l'anno. La morfosi o cosa si è potuto scattare? Ma non lo so, di solito non mi faccio spiegazioni con una prestazione unica. È normale, noi abbiamo intrapreso un discorso in queste tre partite dove ci sono state 60-70 minuti ottimi col Trapani e 20 minuti così così. Cesena benino nella fase di non possesso, malino nella fase di possesso e ad attaccare ed avere coraggio nella metà campo avversaria. Avellino sicuramente tra le tre, parlo per me, è stata indiscutibilmente la migliore sotto tutti i punti di vista. Vediamo alla quarta cosa succederà. Senta, torna a disposizione Valiant dall'impegno nazionale, in che stato è? Ha giocato due partite con l'Under 21, è normale che sotto il profilo fisico abbia avuto qualche cosa che ha dato, però è un ragazzo giovane, attento, quindi è sicuramente recuperabile, lo valutiamo tra stasera e domani. Oggi ha fatto tutto l'allenamento, quindi è a disposizione anche lui totalmente. Lei c'ha tre centrali per due posti, quindi? Ce n'ho quattro. Convocato Materazzi. Ah, chi? Maestrelli, scusate. Ragazzo della. Senta, adesso resta un piccolo passo, è stato fatto per un risveglio complessivo della squadra. Con lui 5 ce n'ho. Diaghite, Contini, Meccariello, Valiant e il giovane da prendere. Posso? Perché? No, sì, se sono 5, sì, no, cercavo di intuire se optasse, fosse intenzionato a confermare il duo di domenica, che mi sembra abbia fatto anche abbastanza bene, oppure se invece a Novara ci sarà il ritorno di Vario. È una possibilità. Devo dire che sono contento di tutti i difensori centrali, ma a prescindere dal giovane che ha aggregato, perché penso che qualche giovane possa stare con la prima squadra per migliorare e per crescere, però a prescindere gli altri quattro sotto i vari punti di vista mi danno tutti grande sicurezza, quindi è un dubbio che mi porto volentieri, perché chi è stato chiamato ha fatto sempre bene, quindi ho l'imbarazzo della scelta e quindi questo a me mi soddisfa più che mi preoccupa. Ma se Zanon diciamo che ce la fa per Novara, ipotizziamo, cioè pensiamo positivo, ma è anche ritirato, voglio dire, no? Se dovesse beccare la munizione, insomma, in caso di assenza, lei fra i centrali, chi vede come meglio adattabile sulla destra? Parlo escludendo Contini e Mancino, quindi mi riferisco a Diaghite, a Meccariello e a Valiant. Diaghite, Valiant e Defendi possono fare quel ruolo. Quindi Diaghite è quello che forse si adatta meglio. Detti tre, per me possono farlo tutti e tre, poi è normale che ci sono le fare al momento del bisogno, però io penso che per caratteristiche anche diverse tra loro i tre giocatori adattabili in quel ruolo sono quelli che ti ho detto. Dicevamo prima, lei è stato bravo a far partire questo risveglio complessivo della squadra, no? Sotto l'aspetto tecnico, anche a livello di corsa, cioè la squadra corre in maniera più intelligente, più organizzata. Adesso manca un ulteriore step, ovvero vincere una gara in trasferta. La Ternana non lo fa da un anno praticamente. Si va a Novara, che è imbattuto al Piola da novembre. Diciamo che ci sono tutte le situazioni per non riuscirci, insomma. Noi speriamo, ma a prescindere dai scherzi, vogliamo provare a sfatare questo tabù, no? Sotto il profilo dell'importanza della classifica, di tutta la stagione che non si vince, però è normale che noi affrontiamo una squadra molto forte specialmente in casa, viene da 10 risultati utili consecutivi, quindi andiamo ad affrontare una squadra top, secondo me è una delle blasonate ad entrare nei playoff, quindi anche le qualità contano, e quindi è normale che
ci saranno momenti nella partita dove soffriremo, dove dovremo essere organizzati, ma nello stesso tempo dobbiamo cercare di non farli giocare nel loro modo migliore. Questo è quello che noi dobbiamo fare, e abbiamo le qualità e le potenzialità per fare un'ottima gara e provare anche a creargli qualche problema. Anche perché un Novara che dopo una prima fase di campionato in cui sembrava avere problemi importanti in fase difensiva, poi ha sistemato anche quel discorso complessivamente. Sì, sì, ultimamente sono più equilibrati. La prima parte giocavano con una difesa a 4, da quando hanno cambiato questo modulo, quindi con 3 centrali e 2 esterni che possono dare più copertura, riescono probabilmente, come è successo in questo periodo, ad avere più equilibrio, fermo restando che rimangono comunque pericolosi in avanti perché hanno sempre 2-3 giocatori nella fase offensiva, quindi vari Macheda, Galabinov, Sansone, Orlandi, che sono quelli che stanno giocando un po' più di tutti, e non disdegnano con i due centrocampisti centrali, Cinelli e Casarini, di accompagnare molto, di buttarsi dentro, di calciare in porta. Quindi non è una partita da preparare semplice, lo sappiamo, è durissima, però abbiamo grande rispetto del Novara, ma non possiamo avere paura di nessuno in questo momento. Scusi, torno un attimino sulla difesa. La struttura fisica di Galabino può influenzare la sua scelta? Ma io penso che sia Meccariello, sia Valiant, sia Diachité hanno grande fisicità, lo stesso Contini. È normale che la fisicità di Galabinov è molto importante, è un tipo di gioco e quindi bisogna mantenere grandissima attenzione, però penso che tutti i giocatori hanno una struttura fisica da poter almeno lottarsela alla pari. Lei si aspetta un Novara con 3-4-1-2, quindi Sansone dietro due punte, o 3-5-2 con un centrocampista tecnico con Orlandi tra Casarini e Cinelli? Ma il modulo penso che possano essere il 3-4-1-2, poi le caratteristiche del giocatore cambiano e spostano se gioca Macheda, se gioca Sansone o se gioca Orlandi, che è un giocatore che fa anche della fase di non possesso è un po' più attento, un po' più equilibrato, e magari però ha quell'inventiva di Sansone un pochino in meno. Dipenderà poi da come loro vorranno interpretare la gara, però queste sono le differenze tra Orlandi e Sansoni in quel ruolo. Potrebbe. Diciamo che sono 4 giocatori per 3 posti più o meno in questo ultimo periodo. Poi se hanno provato qualche altra cosa, ma insomma più o meno è questo. Sicuro il Novara spinge molto su entrambe le corsie. A destra Kubic ha soppiantato ultimamente Dickman, che però rimane un po' titolare di lusso. A sinistra, Coach gioca pochissimo, ma gioca sempre Calderoni. Quindi sugli esterni spingono molto. Sì, hanno molta gamba, hanno molta forza. Kubic stava a Brescia con l'allenatore già l'anno scorso, quindi è un giocatore di grande corsa e anche di buona qualità. Bisognerà avere attenzione proprio su queste qualità avversarie, però noi abbiamo anche qualche giocatore che può impensierire se gioca come sa. Quindi dobbiamo essere bravi ad essere attenti nella fase di non possesso e essere spietati quando si riparte. Sta valutando un turnover da la vicinanza delle due partite in trasferta? Non ho la forza per poter pensare alla lunga, ho la forza soltanto per la prima partita. Poi alla chiusura di Novara tireremo le somme tra stanchezza, squalifiche, situazioni, infortuni e poi ripensiamo a quell'altro. Dopo Novara andate direttamente a Benevento? Giochiamo a Novara, programma, facciamo allenamento domenica mattina zona Milano-Novara, partiamo in treno per Roma. Più pensabile per Benevento, non me penso, no? Potrebbe essere, però insomma è un giocatore in questa fase che è stato importante, quindi vediamo, si è allenato sempre. Il riposo ogni tanto fa bene. Se non dovesse farcela, ballottaggio difendi Coppola oppure scelte già fatte? Difendi Coppola possono essere in ballottaggio. Potrei anche adattare
Palumbo, che è un mancino naturale, quindi in quella situazione potrebbe essere anche un'alternativa. Mister, istintivamente, visto una squadra che praticamente fa 4 gol, si presume che l'attacco sia quello di, visto molto l'Avellino, la fase offensiva, Palletti, Palombi, hanno buone possibilità. Buone possibilità, perché sono stati bravi. Una cosa incebrica, no, no, sono stati bravi. No, no, ma questo è la sua bravura, è anche non fare anche via, secondo me. No, no, l'oggettività, poi da quando io sono arrivato i ragazzi lo sanno, cioè è normale che l'allenamento e la prestazione ti conferma o ti mette più in dubbio per la partita dopo, perché non abbiamo tempo di poter aspettare, quindi è normale che io faccio delle scelte settimanali dove penso che puoi essere titolare, poi i 90 minuti della partita ti danno la possibilità di mantenertela, di metterla in dubbio o di perderla, perché gli altri spingono dietro. Sono uguali, d'accordo, però comunque si è visto veramente qualcosa di buono. No, no, dico, è normale. Anche ripartendo. Sì, sì, sono stati bravi, è quello che non avevo, non ero stato contento a Cesena perché abbiamo sbagliato troppo, sono stato molto contento e quindi è normale che tu, se fai una prestazione importante, ma questo non lo dico io, è da sempre nel calcio, no? La meritocrazia, quindi è normale che una prestazione importante ti può garantire una continuità di titolarità, fermo restando che gli altri si allenano bene, spingono, vogliono avere la possibilità, mi stanno mettendo in grande difficoltà e quindi bisogna, la maglietta bisogna tenersela ben stretta facendo grandi prestazioni, perché dall'altra parte sotto spingono e anche molto. Il ritorno di Palletti a prestazioni, diciamo, di livello come ci aveva abituato l'anno passato. Ecco, lei sta lavorando su Palletti, sul piano mentale, oppure, che ne so, in campo gli fai quello che vuoi, nel senso, visto che è un po', se vogliamo, un po' anarchico, no? Tecnicamente bravissimo, ecco. Quando innesca la marcia quella giusta, vuol dire mette in difficoltà sicuramente gli avversari, ecco, come lo gestisce? Io credo che lui abbia delle qualità importanti, ho cercato in queste 3 settimane, questa è la quarta, di fargli capire poi come poter magari sfruttare quelle sue qualità in modo devastante. Io penso che un giocatore come lui, che ha un cambio di passo e una qualità nel dribbling stretto, se riceve la palla con la postura giusta, con l'attenzione al primo controllo orientato a saltare la prima linea dei centrocampisti e puntare i difensori, può diventare un giocatore importante e devastante tra le linee. È normale che lui deve abituarsi a quello che magari può essere il mio modo di pensare, ma soltanto come messaggio per prepararsi alla ricezione di un passaggio. Se lui riceve orientato bene, primo controllo fatto bene e non la perde, per gli altri diventa difficile prenderlo. Se invece io faccio sempre il primo controllo sbagliato, sempre indietro o sempre di spalle, per gli altri diventa più facile aggredirlo. Lui ci sta lavorando, è normale che qualcosa abbiamo cambiato, quindi ci sono anche delle difficoltà nella richiesta, però si sta impegnando e credo che sia un giocatore per questa squadra molto importante e quindi lui deve farci fare quel salto di qualità come ha fatto domenica con l'Avellino. A sinistra conferma per Rossi oppure ballottaggio con Germoni? Ci sono sempre ballottaggi in queste posizioni, perché sono due giocatori che fino ad oggi io sono molto contento. Germoni ha fatto bene le prime 2 e Rossi, chiamato in causa, ha fatto molto bene, quindi è una decisione. Qualsiasi decisione non sarà comunque per una bocciatura dell'altro, avrò bisogno sicuramente di una coppia che mi fa stare abbastanza tranquillo, quindi. Infatti Rossi è stato molto ordinato, magari con una coppa recente, però ha azzeccato sempre i tempi di inserimento, molto equilibrato, molto lucido. È un giocatore importante ed intelligente ed esperto, probabilmente conosce anche la sua condizione, la sua situazione è andato avanti nei momenti giusti senza sprecare, andare in difficoltà fisica, quindi, e ogni volta che è andato giù devo dire che i suoi cross sono stati perfetti e sempre messa bene, magari non abbiamo attaccato bene la palla, ma lui ha messo sempre delle buone palle da attaccare in area di rigore. Tra l'altro l'ultimo l'ha messa al 88esimo, sì. È innescato sotto i distintivi da Coppola, sì. e ha messo una bella palla davanti ed eravamo a fine partita, sì.
forse mi è sfuggito l'acqua fresca. Ancora si sta allenando a parte, oggi ha accelerato un pochino, anche lui penso dopo Benevento possa riaggregarsi al gruppo. Io? Sì. No, 7-8 undicesimi probabilmente, ho un paio di dubbi che probabilmente mi porterò... Uno in difesa e uno centro capo? Beh, tutti riguardano l'11 titolare o anche la composizione della panchina? E conta anche quello. Sicuramente sia la panchina che il campo mi dà ancora qualche pensiero. E è normale che dovrò valutare anche che tipo di partita andiamo a fare e magari che giocatori possiamo avere bisogno per cambiarla. Perché per capire, se Di Noia non è buono dal primo minuto, non è buono nemmeno per la panchina. Potrebbe. No, è normale, è un giocatore che... È normale, ecco, è una considerazione che farò, anche questa che mi hai detto tu. Diciamo due dubbi, uno per il quarto, cioè sì. Uno difesa e uno dentro campo? Forse un paio dietro, uno in mezzo al campo, c'ho un paio di dubbi. Quindi sono sani, portiere e attaccanti? Per adesso sì, perché l'altro portiere ha fatto solo 3 allenamenti e quindi è... Ma per la panchina è pronto Di Gennaro? Sì, non è in una condizione ottimale, potrebbe venire in panchina, sì. Certo, come portieri siamo messi bene come roster di portieri, eh? Siamo 3 portieri di buon livello. Sì, io ho avuto modo di lavorare poco con Di Gennaro, mentre di più con Aresti e Piacenti, e devo dire che sono contento dei portieri, per come si allenano, per come sono vivi nella partita, nello spogliatoio, quindi è un altro ruolo di quelli che sono abbastanza contento e sono sicuro che posso fidarmi di tutti. Bene, grazie mister. Grazie a voi. Un bocca al lupo. Grazie. Con che andate? Comunque hanno tempo. Bene.